Siamo sul Ponte Maddalena Cerasuolo e Rione Sanità insieme al Comitato San Gennaro. Io sono con Pina e con Tonino perché stamattina c'è stato e c'è tuttora in corso un flash mob perché il comitato, che da anni è attivo a Rione Sanità, uno dei quartieri più popolati e più popolosi di Napoli, c'è il comitato che da anni si batte per la riapertura del San Gennaro. Ora con Pina, io a Pina chiedo subito per quale motivo specifico oggi siamo qua e che cosa, che tipo di protesta si sta mettendo in campo. Sempre la solita, promesse, promesse non risolvono mai nulla, sia la regione che l'altro. A dire la verità ci stanno prendendo proprio per i fondelli. E mo basta, e che cacchio. Tonino pure, qual è la condizione del San Gennaro oggi? Leggevo un po' di notizie allarmanti sullo stato del San Gennaro. Attualmente abbiamo che scorre di nuovo il tetto dopo 86.000 euro spesi. Ci sono due ascensori che non funzionano da 5 mesi e l'utenza è costretta a salire a piedi. Con tutta la nostra sollecitazione, con tutte le PEC che abbiamo mandato all'ASL Napoli 1, non abbiamo avuto ancora risposte. E per questo oggi abbiamo organizzato questo flash mob. Ecco, il flash mob, come vede Tonino, è vestito con un camice bianco, così la scritta è significativa, non va per nulla bene, perché per mesi, da un anno quasi, perché il 27 febbraio fa un anno dal primo caso in Italia di un italiano colpito dal Covid, da un anno ci dicono andrà tutto bene, uscite fuori ai balconi, fate l'applauso, qua non va niente bene. Ma non va niente bene non da un anno, non va niente bene da anni, da quando in particolar modo in questa regione, in Campania, la politica ha deciso che doveva chiudere tutti gli ospedali per fare l'unico grande centro dell'eccellenza all'ospedale del Mare, che poi un mese fa più o meno viene giù e c'è il crollo, c'è la voragine nel parcheggio. Questo è un modello di sanità che non funziona. La riapertura del San Gennaro non è soltanto per il quartiere sanità, la riapertura del San Gennaro serve per dimostrare che c'è un altro modello di sanità possibile, che è una sanità territoriale che possa stare vicino alle persone, perché non è pensabile che in una città come Napoli, dove basta che vi girate ora, c'è un traffico incredibile tutti i giorni, una persona per poter arrivare in un ospedale deve fare magari ore in attesa di un'ambulanza che non ci stanno, o dell'uso dell'auto privata e mettendoci ore per arrivare in un ospedale. Per di più, la cosa di cui parlava Tonino è scandalosa, 86.000 euro usati per lavori per la ristrutturazione e la riqualificazione del tetto, che dopo qualche mese, dopo manco un mese praticamente, si dimostrano assolutamente inutili perché sono infiltrazioni d'acqua, ascensori fermi da 5 mesi. Cioè parliamo di una sanità che viene lasciata completamente a se stessa, un quartiere che viene abbandonato a se stesso, e il messaggio che lancia la politica è "putite pure morire", a noi sostanzialmente non ce ne frega perché tanto dobbiamo fare altro. Con la pandemia ci hanno detto che sarebbero cambiate le cose, evidentemente se non si mettono i cittadini per strada, e stamattina siamo da un'ora a passeggiare sulle strisce pedonali provando a sensibilizzare pure la comunità, pure la popolazione tutta, se non c'è un protagonismo popolare, le cose in questa regione non cambieranno mai. Noi non ci arrendiamo e penso che Pina è l'esempio, uno degli esempi cardine, insomma, di questa mobilitazione da anni, malgrado delle promesse di De Luca che poi manda tutti a quel paese, malgrado le promesse di tutti i politici che si avvicinano, il comitato è l'unica cosa, l'unica certezza, il comitato ci sta e continua a combattere per la riapertura del San Gennaro e per una salute che sia per tutte e per tutti e che non regali migliaia e migliaia di euro a qualche privato che manco sa fare il suo lavoro. Consiglio De Luca, faccio fare una domanda. Dichi, signor De Luca, come mai gli ospedali non funzionano e le cliniche private funzionano che l'eccellenza? Questo lo vorrei capire. Comunque ci aggiorniamo poi a breve sulle pagine del comitato, potete seguire tutti gli aggiornamenti, vedere la foto della giornata. Questa è una battaglia, ripeto, non è soltanto per la dignità di un quartiere, ma per la dignità di un'intera città e per il futuro della sua popolazione, giovane, adulto, anziana che sia.